Verissimo, Patrizia Rossetti, dopo aver abbandonato il GF7, ho dovuto prendere questa decisione perché Patrizia Rossetti, dopo aver deciso di abbandonare la casa del grande fratello VIP7, è stata ospite di Silvia Toffanina Verissimo, il talk pomeridiano di Canale 5. Alla conduttrice, l'ex VIPone ha spiegato i motivi che l'hanno spinta a prendere la sofferta decisione. Il mio medico ha detto che sicuramente è un problema di post-Covid. La Rossetti, infatti, durante i 107 giorni trascorsi al GF VIP, ha contratto il Covid dovendo uscire temporaneamente dal loft per effettuare la quarantena. Sono stata 15 giorni che stavo male, dolori alle gambe, che non passavano mai. Che stessi ferma o seduta. Ci ho provato a riposarmi e poi non potevo non vivermi la casa. E quindi è andata così. La televenditrice ha confessato. Io l'ho sempre seguito il programma, avevo fatto i miei calcoli, ma non mi aspettavo le tante emozioni. Sei fuori dalla tua vita, dai tuoi affetti, è forte, all'inizio ci ho messo un po' ad abituarmi. Perdi anche un po' di memoria, non essendo abituata a leggere. Un errore nel suo percorso al GF VIP. Forse avrei dovuto dire le stesse cose, magari con il sorriso. Perché mi sono resa conto di essere seriosa. Però molte volte facevo fatica a sorridere lì dentro. È un percorso soffocante. Vorresti essere capita e tante volte fanno di tutto per far finta di non capirti. I compagni d'avventura con i quali andrebbe volentieri a cena sarebbero sicuramente Amauris Perez, Antonella Fiordelisi, Alberto De Pisis e Charlie Gnocchi. Un po' di amicizie giuste ci sono state. Ammesso. Nessuna menzione, invece, a Vilma Goic, con la quale sembrava aver legato e condiviso gran parte dell'esperienza nella casa. A quanto pare, gli screzi dell'ultimo periodo non sono stati superati. Ha poi rivelato alcuni dettagli della sua infanzia, ricordando la figura di una madre che, benché piuttosto possessiva e giudicante, ancora oggi rappresenta la stella polare delle sue azioni. Qualche parola anche per il padre, la parte dolce che bilanciava la serietà della madre, che l'ha seguita durante l'intera esperienza televisiva. Patrizia ha anche parlato della solitudine e di come è solita affrontarla. Sono sempre stata da sola. Non è una grande paura, ma piccola. Ovvio che andando avanti con gli anni avrei voluto dei fratelli, delle sorelle. Ma ho degli amici straordinari che mi sono sempre vicini. È giusta un po' di paura della solitudine. Sull'amore. Mi è delusa l'amore. L'amore è proprio così, si soffre e si ama. Avrei sperato fosse una cosa diversa. Ma sono pronta a riaprire il mio cuore. Certo, con i piedi di piombo, sono stata molto ferita in passato. Ma credo che qualunque sia la persona che si possa avvicinare non gli farei mai pagare quello che hanno fatto a me. In merito all'amore, ha scherzato ricordando, l'avevo detto anche al GF VIP, mandatemi qualcuno di più interessante. Con un messaggio speciale da parte dell'amica Emanuela Fogliero, la Rossetti ha sottolineato, lei è la sorella che non ho. Un momento difficile in cui ha avuto bisogno dell'aiuto dei suoi affetti. Sul lavoro e nella vita privata, quando avevo problemi con il mio ex. Lì, quando hai bisogno. Scopri chi sono le persone che ti sono veramente amici, che ti dicono anche gli errori che hai commesso. L'unico rimpianto di Patrizia. Avrei voluto essere più espansiva con mia mamma. Avrei voluto dirle più volte ti voglio bene, ma credo che lei lo sapesse. Ahimè, non ho avuto paura.